Buongiorno da Piercarlo Lava, sono alla sede dell'Associazione Idea e qui con me c'è tutto il consiglio direttivo dell'associazione. Abbiamo innanzitutto Paolo Berta e poi abbiamo Claudio Bingo, Claudio Bingo, Nadia Savoldi, la nostra presidente, la vicepresidente Nadia Nadia Savoldi, e Savoldi poi i consiglieri e i vari di consiglieri nome, che Palmiro abbiamo qui. Antonello, Pina Tuoro, Ecco, perfetto. Michele Boano, Matteo Bani, che è quel vecchio che c'è lì in mezzo lì con la maglia arancione. Graziella Gianni, nostro revisore dei conti, e Perfetto. Angela Di Di Girolamo. Girolamo. Bene. Allora, Paolo, tracciamo un po' un bilancio delle iniziative e dei risultati di quest'anno 2017, che sta quasi per concludersi, dell'Associazione Idea. Sì, è un bilancio assolutamente positivo. Ricordiamo che abbiamo già superato il 27° anno di attività e gli ultimi nostri progetti sono relativi alla vita indipendente, a un nuovo punto di riferimento che si chiama auto mutuo aiuto, di Ecco, cui ci poi vuoi parlo, spiegare? e lì preferisco che vi parli poi, vi parlino i vari, e Il noi signor Bingo. cerchiamo anche D'accordo. di coinvolgere più soci per non accentrare tutte le attività Bene. su poche figure, ecco. E se volete io vi posso parlare del progetto sul dopo di noi. Siccome nel 2016 è uscita questa legge che per la prima volta finanzia servizi a favore delle famiglie al cui interno vivono persone con grave disabilità, abbiamo deciso di presentare questo progetto che prevede la realizzazione di quattro condomini formati da quattro alloggi per persone appunto che fanno fatica. Quattro alloggi ogni condominio. Esattamente, sì, Sì. esattamente. Quindi è un edificio su quattro piani fuori terra, posto in via Lumelli e hanno anche c'è il cortile che è prospiciente sulla casa famiglia Rosanna Benzi, dove vive Claudio Bingo, che è stato il nostro primo inquilino. E quindi lì vorremmo formare questo condominio per agevolare queste famiglie che adesso si sentono in grossa difficoltà perché i genitori invecchiano e quindi sono non preoccupati, molto di più, sono disperati perché non hanno la serenità di conoscere il futuro che aspetta ai loro figli. Quindi noi siamo stanchi, assolutamente stanchi, di leggere notizie drammatiche di certi genitori che preferiscono uccidere i loro figli e poi suicidarsi per evitare che il loro congiunto finisca in alcune case non idonee dove abbiamo visto che subiscono violenze e vengono sedate queste E persone comunque non per hanno motivi. sicuramente lo stesso trattamento, le stesse cure. Ecco, questi progetti li avete presentati dove, come? Questo progetto l'abbiamo già, lo stiamo portando avanti insieme alla cooperativa sociale Il Gabbiano che gestisce la casa famiglia e quindi avendo sul posto operatori professionisti, quindi infermieri, operatori sociosanitari che lavorano su tre turni che coprono le 24 ore, potrebbero intervenire facilmente in caso di emergenze per le persone che andranno a occupare questi alloggi. Quindi gli edifici sono a pochi metri uno dall'altro e oltre alle emergenze che poi spesso capitano in orari notturni o
o in giorni feriali, ovviamente noi vogliamo organizzare dei servizi adeguati, tipo centri diurni o anche altre cose tipo il badante di condominio, che era una cosa che mi ero inventato io nel 2003, che aveva funzionato in un condominio dove vivevano 9 persone con disabilità. Qui in Alessandria? Qui in Alessandria, era stato finanziato dal CISACA. Ma esiste ancora? No, non esiste più, perché le persone, la maggior parte di quelle persone non ci sono più, però questo servizio, questa idea è stata portata avanti anche a Milano e Bologna e continua con successo. Noi siamo convinti che sia un'idea vincente, e avendo lì nel comprensorio ex IPAP San Giuseppe, che comprendeva ben 5.600 metri cubi di edifici, ci sarà molto spazio, e pensiamo anche di risolvere problemi abitativi, magari di qualche coppia. Sì, lì, il collegio San Giuseppe, che è in via Lumelli, proprio dietro la piazza Bini, in sostanza, è enorme come... Assolutamente sì. E quindi risolvendo un problema magari abitativo di una giovane coppia, siamo in grado anche di dargli un lavoro, per cui potrebbero occuparsi delle famiglie più in difficoltà. Certo, ma chi dovrebbe finanziare questo, la realizzazione di questo progetto? Come ho detto prima, la legge numero 112 del 2016 è stata finanziata dal governo italiano, sì. E la regione Piemonte ha avuto l'assegnazione di oltre 10 milioni di euro. Quindi stiamo aspettando che l'assessore Ferrari ci dica quanti soldi possono essere spesi su Alessandria, e per cui potremmo anche fare dei calcoli, quindi dire anche quanto si potrà pagare d'affitto, eccetera. E ovviamente quando avremo i dati precisi faremo una conferenza stampa, perché noi questa cosa non vogliamo che sia una cosa dell'associazione Idea, vogliamo che sia una cosa di tutti, anche di tutta Alessandria, ma anche fuori. Quindi di risolvere il problema delle persone in difficoltà. Non vogliamo lasciar solo nessuno, perché abbiamo vissuto sulla nostra pelle momenti. Ma è un progetto, Paolo, scusa, che prevede l'utilizzazione di tutta la struttura dell'ex collegio San Giuseppe o di una parte? Non ancora, perché attualmente la parte su via Morbelli è stata assegnata temporaneamente ad alcuni uffici del tribunale, quindi gli archivi e i giudici di pace. Però noi siamo al corrente che il ministero sta trattando per finanziare la cittadella giudiziaria, per cui nel giro di qualche anno anche tutti questi spazi saranno liberati, e a quel punto potremo pensare ad ulteriori servizi tipo uno studio medico di uno o due medici giovani, che potrebbero poi occuparsi degli inquilini della casa famiglia che delle famiglie del condominio. Uno spazio per il CISACA, per l'ASL, insomma, di fare una vera cittadella per la disabilità, ma non ovviamente un ghetto, ma un progetto pilota per cui con tutti i servizi del caso. Con tutti i servizi. Bene. Per cui le persone sono veramente al centro dell'attenzione, non come avviene adesso, che è soltanto, sono quasi sempre solo annunci. Ecco, mentre invece il signor Bingo ci vuol parlare di? Per quanto riguarda la vita indipendente, noi sappiamo benissimo che questo argomento è trattato da più punti di vista, però non si capisce bene che cosa sia esattamente poi alla fine questo centro vita indipendente, perché ognuno porta la
della propria idea in un certo senso, nello specifico. Ma qual è la vostra idea? La nostra idea riguarda soprattutto le persone con disabilità grave oppure che in famiglia vivono una condizione ambientale non idonea, a portare queste persone a vivere una propria vita, portarle ad avere di nuovo e riappropriarsi della propria dignità di persona, di poter decidere come vivere in un certo senso. Interessante quello che diceva Paolo, perché la struttura che Paolo stava prima parlando è una struttura oltretutto che al 90% sarebbe quasi completa, quasi vivibile. Quindi tutto sommato non richiederebbe un grosso investimento? No, tutto sommato no, naturalmente ci vorrebbe la conciliazione di più parti, così associazioni che potrebbero mettersi d'accordo, perché poi alla fine i fondi si potrebbero anche trovare tramite i privati e le banche. Ed è un progetto ambizioso e sarebbe, come ha detto Paolo, un servizio polivalente. Bene. Sentiamo ancora l'ultimo nostro progetto, quello dell'automutuo aiuto. In questa sede ci incontriamo due volte al mese e formiamo dei gruppi di automutuo aiuto. E nel nostro caso sono gruppi di automutuo aiuto rivolto a persone con disabilità, perché crediamo che il confronto, l'ascolto con persone che vivono lo stesso disagio o vivono un disagio sia di aiuto, sia di liberazione, ti faccia sentire il proprio problema meno pesante, la condivisione. Io ho fatto un corso a Torino per diventare facilitatore del gruppo di automutuo aiuto, mi incontro, siamo una decina di persone, sette, otto, comunque una decina di persone, ci troviamo molto molto bene, qui ci sono alcuni rappresentanti del gruppo, parliamo del nostro disagio, che può essere disagio fisico, mentale, psicologico, parliamo dei nostri problemi e assieme ci aiutiamo a risolverli. Noi siamo una persona delle strategie, una persona dice io faccio così, io faccio in questo modo e ci sentiamo forse più leggeri. E questo gruppo di automutuo aiuto da quando lo state facendo entrare in funzione? Adesso è 6 mesi, 7. Quindi recente. Sì, sì, sì. E vengono anche persone che non sono iscritte all'idea sì. E anche da fuori Alessandria. Sì, viene anche una persona, ha partecipato alcune volte, uno psicologo di Milano, uno psicologo disabile di Milano. E questi incontri si svolgono qui? Qui in questa sede, sì. Siamo assieme, stiamo... Che ricordiamo è in Piazza Gobetti ad Alessandria. Via Toscanini numero 9. Sì, vabbè. Ed è rivolto a persone con disabilità, perché noi, perlomeno il gruppo, è nato per questo. Ecco, quanti iscritti ci sono? Cioè, quante persone gravitano sull'associazione IDEA? Sono oltre 100 soci. 100 soci. E quest'anno abbiamo ricordato anche tutti quelli che non ci sono più, che in 27 anni hanno contribuito alla crescita. E immagino purtroppo non siano pochi. Non, esattamente, purtroppo sono più di 60, però tenendo conto delle gravi disabilità e anche c'erano anche molte persone anziane, anche se per noi è sempre un dolore, però insomma... È la vita. È il ciclo della vita. Ecco, ma, è la vita. Come diceva Albert Camus, certo. Io non vorrei morire, però purtroppo devo. Lo devo fare. Purtroppo devo. Ecco. Le persone che amo non vorrei che morissero, ma purtroppo muoiono. Anche loro muoiono. E quindi tutto ciò mi pare assurdo. Esattamente. Però è la vita. Alla sua idea ci sono... Ecco, quello che vogliamo dire, che noi l'accettiamo e l'affrontiamo, quindi prendiamo il toro per le corna, cioè. Quindi non ci piangiamo addosso, ma lavoriamo con fantasia, pazienza e coraggio, certo. Per cercare di migliorare la qualità. Diciamo, si potrebbe dire mai arrendersi, ovviamente, però ci sono 100 iscritti, ma quante persone, se c'è questa informazione, in Alessandria hanno problemi di disabilità e magari non sono iscritte o no? No, ma infatti noi i nostri servizi sono rivolti a tutti. Quando qualcuno viene, sì, questo lo immagino. Ci telefona, noi forniamo informazioni senza chiedere se hanno la tessera o meno.
ecco, abbiamo però sempre fatto. Non hai quantificato quanto potrebbero essere altre persone a cui voi magari fornite i servizi, che però nel corso degli anni sono state migliaia le persone che abbiamo aiutato. Poi noi prestiamo anche ausili tipo carrozzine, tipo montascale, che diamo in prestito d'uso a persone con disabilità che magari non hanno ancora avuto l'assegnazione. L'iscrizione, Paolo, prevede un versamento di una quota o no? Sì, una quota di 20 euro annuale. Che aiuterebbe ad avere un maggior numero di iscritti, beh, no? Non c'è dubbio, perché noi come spese fisse, noi qui siamo in affitto, la proprietà di questo edificio è dell'ATC, per cui poi ovviamente dobbiamo riscaldarla e gestirla. Poi abbiamo un pulmino col quale andiamo, partecipiamo a incontri anche a Torino, a Milano, perché l'idea fa parte anche della federazione della FISH, la federazione nazionale che raggruppa le associazioni di volontariato nate dopo gli anni 70, certo, ovviamente che si occupano di disabilità, e poi non ci facciamo mancare anche qualche gita. Ovviamente. Per cui non c'è solo lavoro, solo impegno, no, ma anche c'è bisogno di tutto. Animazione. Ecco Paolo, progetti futuri, puoi dirmi qualcosa? Progetti ne abbiamo tanti, vogliamo potenziare, lottiamo per potenziare anche i mezzi di trasporto, abbiamo raggiunto l'anno scorso un traguardo di oltre 30 anni di impegno, questo naturalmente non da soli ma con tante associazioni di Alessandria, quindi abbiamo ottenuto gli ascensori per la stazione, sono ascensori molto comodi. Mi ricordo l'inaugurazione, c'era Rita Rossa come sindaco. Esattamente, esattamente. E però da quel punto di vista le cose devono migliorare, perché come avviene in molti paesi europei, soprattutto del centro e nord Europa, i treni viaggiano e gli ingressi sono allo stesso livello del marciapiede. Certo, certo. Qui ahimè dobbiamo ancora avvalerci degli strumenti come montacarichi che evidentemente si possono guastare. Quindi lì è un problema delle ferrovie in sostanza, sono coinvolte, sì, sarebbero coinvolte le ferrovie. Di 100 stazioni, perché ahimè le ferrovie dello Stato si sono divise in due società, Trenitalia che si occupa soltanto dei treni e 100 stazioni che delle stazioni e tutto il resto. Certo, certo, certo. Ma insomma, poi ci sono anche i problemi economici che la disabilità fa diventare, impoverisce anche le persone. Si pensi che l'assegno di invalidità civile è di 279 euro mensile. E come può vivere una persona con una cifra di questo genere? Quindi lo Stato ritiene che se una persona è in grado di andare in bagno e alimentarsi autonomamente abbia diritto soltanto a questa piccola cifra. E noi ne abbiamo di soci che sono in queste situazioni, qui certo, ce n'è uno, e addirittura svolge attività di volontariato. Bene, grazie e in bocca al lupo. Grazie.